Sveglia! Sveglia, ragazzi! Sveglia, ragazzi, forza, è tardissimo, è tardi! Svegliarsi! Forza! Dai! Ma che ore sono? Sono le 5, è tardissimo, dobbiamo partire, dai! Dai che partiamo, forza! Dove? Gli altri, quando cucineranno, vedranno soltanto un piccolo pezzo di parmigiano reggiano. Ma voi? Voi vedrete i tre amigos, le campagne, la mucca angelina, Salvatore, il lavoro dei casari, tutto quello che c'è dietro quel piccolo pezzo di parmigiano reggiano. Fate come Luke Skywalker in Guerre Stellari. Fatevi guidare dall'istinto, chiudete gli occhi e troverete la vostra strada. Oh, aprili! Li chiudiamo noi. Usa la forma, Luke! No. E la forma sia con te? No. È carino. No! A me è piaciuta. E questo è il latte di stamattina e di ieri sera, sono 1000 litri. Lui è Renato, che è uno dei casari più giovani, e da quando aveva 18 anni fa questo tutte le mattine, 365 giorni all'anno. Nel siero ci sono i batteri lattici, i tre amigos. Se non affogano? No, finisci, vada. Ti ho detto. I tre amigos che sanno nuotare, quindi non affogano, aiutano il latte a raggiungere la giusta acidificazione. Ah, io lo so come fanno. E come lo sai? Wikipedia. No, questa volta TikTok. Anna Karima, venite qua. Allora, seguitemi, Sì. Noi siamo tre proteine attaccate in superficie. Così? Così, esatto. Ok. Il caglio ci libera e finalmente possiamo abbracciarci. Ok. Poi andiamo a fondo. E così il latte si addensa. Dai, addensiamoci pure noi. No, sto scherzando, state tranquilli. Poi la massa viene divisa in due parti perfette e finalmente il parmigiano reggiano prende forma. Renatino, posso dirti? Sei un grande. È il meglio. Ma davvero lavori 365 giorni l'anno? Cioè, tu non hai mai visto il mare? No. Parigi? No. Sciare? Neanche. E sei felice? Sì. L'amore che ci mette Renato, ma l'avete visto? Beh, lo stesso che dobbiamo mettere nei nostri piatti. A proposito, raga, ma voi avete deciso che piatti fare? Grazie. Ma io una mezza idea ce l'avrei pure. Solo che se non ne parliamo mai... Io quando avevo l'età vostra, volevo diventare un grande chef. Ero pure bravo, Però ero presuntuoso. Io non cucinavo per gli altri. Cucinavo per alimentare il mio ego, che è sempre sbagliato, perché cucinare è proprio un atto di generosità, di condivisione, no? E non siamo noi la cosa più importante, ma le materie prime. Per quello bisogna conoscerle, rispettarle e amarle. E il parmigiano reggiano sarà un grande alleato per voi in questa gara. Anzi, sarà proprio lui a suggerirvi il piatto da fare. Voi ascoltatelo e tutto andrà bene. Beh, salute! Salute! Al parmigiano reggiano! Al parmigiano reggiano! Oh, mi piace.